iniziare la condivisione? Prego. Ok. Vincenzo, se mi giri poi il link per il QR code, lo pubblico in chat come l'altra volta. Grazie. Allora, ecco qui. Penso che stia per arrivare. La vedete bene? Ok. È arrivato. Ok, tolgo la webcam in modo da non interferire con la rete. Dunque, brevemente ricapitoliamo un attimino quello che avevamo detto l'altra volta. Soprattutto ci eravamo fermati, o meglio, avevamo preso in considerazione quali fossero le funzioni esecutive che meglio di altri processi esecutivi, potessero mediare l'abilità allo svolgimento di questa attività fisica dell'orienteering, e quindi avevamo descritto in dettaglio cosa intendevamo per flessibilità cognitiva e comportamentale, cosa fosse l'inibizione della risposta, il problem solving, i processi di attenzione, sia selettiva che di switching attentivo, e per ultima la pianificazione. Riprendiamo e vado velocemente. Pensavo di essermi già posizionata sulle slide giuste, ma in realtà no, quindi devo scorrere velocemente, perdonatemi. Purtroppo non esiste un modo più veloce. No, interrompo la condivisione e la ricondivido, faccio subito. Allora, un attimo, torno subito, eccola qui. Non capisco perché si stia comportando così, non mi prende la presentazione giusta. Non so, scusatemi. Nulla di grave, qualche problemino tecnico ci può essere. Sì. Ecco qui, adesso dovremmo vederla. Sta arrivando? In questo momento non vedo. Adesso proprio Ok, arrivato. giusta, ok, perfetto. Eccomi qui. Allora, quindi dicevamo, continuiamo il discorso dell'altra volta, approfondendo però cosa intendiamo per apprendimento, come questa è mediata dall'esperienza e come ancora una volta entrambi questi processi possano spiegare una maggiore o minore, come dire, riuscita all'acquisizione delle competenze necessarie per poi eseguire correttamente l'orienteering. Diciamo che in generale la specie umana, per sopravvivere, ha dovuto apprendere una modalità che gli permettesse di adattarsi funzionalmente all'ambiente esterno, in modo quindi da promuovere lo sviluppo del singolo e lo sviluppo dell'intera specie. E così come abbiamo visto per quelle funzioni esecutive l'altra volta, anche l'apprendimento e poi i processi di memoria spiegano il successo evolutivo non solo dell'uomo, ma in generale di tutti gli esseri viventi. Ma in questo caso ci interessa l'essere umano. Che cosa intendiamo nello specifico con apprendimento? Iniziamo come dire, col definire il processo di apprendimento. Ci riferiamo adesso correntemente come ad un processo continuo, mediato dall'esperienza, anzi basato sull'esperienza, che si traduce nella maggior parte dei casi, soprattutto quando l'apprendimento va a buon fine, in un cambiamento relativamente stabile, e poi vedremo in che senso utilizzo il termine relativamente stabile, comunque in un cambiamento duraturo nel comportamento, quindi in quello che è in quella che è la manifestazione poi esteriore di quanto abbiamo appreso sulla base dell'esperienza. Quindi, diciamo così, alla base
l'apprendimento necessariamente deve implicare l'acquisizione mediante l'esperienza di conoscenze nuove, di informazioni di prima mano nuove con cui l'individuo non si è mai confrontato precedentemente e che sono anch'esse in grado di indurre una modificazione stabile nello stato dell'individuo stesso. E ci riferiamo con il termine di cambiamento stabile maturo come al comportamento finalizzato. Perché dico relativamente stabile? Perché è vero che l'apprendimento favorisce l'acquisizione di un comportamento che di per sé deve essere stabile, perché deve essere messo in atto in uno stesso contesto con le stesse modalità, ma deve essere nello stesso tempo dotato di un elevato livello di flessibilità, altrimenti non ci permetterebbe di adattarci all'ambiente, di adattarci ad un nuovo percorso, di adattarci al raggiungimento di un nuovo obiettivo. Quindi è sì stabile, ma deve essere caratterizzato da flessibilità, dalla possibilità di aggiornare continuamente sia mentre mettiamo in atto un'azione, sia quando programmiamo l'azione da mettere in atto e quindi l'obiettivo da raggiungere deve comunque essere caratterizzato appunto dalla possibilità di modificazione dello stesso. Quindi, ancora una volta, l'apprendimento, lo abbiamo detto, è mediato dall'esperienza e include all'origine dei processi che devono essere necessariamente mediati dalla raccolta delle informazioni, quindi non si può prescindere dai processi di percezione dello stimolo in un ambiente esterno di varia natura, un percorso di varia natura, qualsiasi ambiente esterno è passibile di possibilità di fornire stimoli all'individuo che percepisce, quindi inevitabilmente l'apprendimento è anche mediato dalla percezione e soprattutto dalla successiva valutazione e rielaborazione di queste informazioni che afferiscono dall'ambiente esterno in modo che di esse si possano formare delle rappresentazioni mentali. Quindi l'apprendimento indurrà nell'organismo che apprende dei processi che sono, come abbiamo visto, come abbiamo detto prima, a livello esteriore come output manifestabili e misurabili in un comportamento osservabile, ma che a monte induce dei processi che sono mediati dalla plasticità neuronale, quindi dalla capacità del nostro cervello di modificarsi in risposta alla stimolazione che arriva dall'ambiente esterno. Come ho detto prima, come ho detto anche l'altra volta, per stimolazione che afferisce dall'ambiente esterno, noi intendiamo da uno stimolo più complesso ad un oggetto situato in un percorso, a degli ostacoli, alla necessità di valutare forma, grandezza, dimensione degli ostacoli stessi, del tragitto che ci troviamo a percorrere. Tutto questo è stimolazione ambientale. Inoltre, i cambiamenti che derivano dall'apprendimento, lo abbiamo detto, sono direttamente osservabili attraverso il comportamento che noi mettiamo in atto, l'output comportamentale, sono generalizzabili perché il nostro sistema cognitivo ci permette di, trascendere dal contesto particolare e di acquisire quell'informazione relativa al comportamento. Quindi noi sappiamo che a parità di condizione, indipendentemente poi dalle singole caratteristiche che definiscono maggiormente un ambiente, una condizione, un percorso, un qualsiasi ambiente esterno, indipendentemente quindi dalle singole caratteristiche, ci sono dei pattern comportamentali, degli schemi comportamentali che noi abbiamo appreso e di cui soprattutto abbiamo appreso l'efficacia in questi contesti, che tendono a riproporsi dello stesso contesto, a riproporsi dello stesso ambiente, ad essere nuovamente messi in atto, perché ci assicurano l'efficacia del comportamento, ci assicurano il raggiungimento di un obiettivo. Queste, che sono acquisizioni prima che necessitano di tanto controllo cognitivo per essere messe in atto, man mano diventano azioni, routinarie, più automatiche, e quindi possiamo mettere in atto anche con un minor sforzo cognitivo, con un minor sforzo attentivo. Un accenno brevemente alle basi biologiche dell'apprendimento. Sappiamo, lo abbiamo detto anche l'altra volta, che al pari di altri processi cognitivi anche l'apprendimento è mediato dalla formazione ippocampale,
che si occupa soprattutto del trasferimento delle memorie, del trasferimento delle, diciamo così, delle informazioni dalla memoria a breve termine alla memoria a breve termine, che ovviamente, trattandosi di processi neurali, si rifanno ai processi di plasticità neurale, quindi a dei cambiamenti nella struttura e nella biochimica neuronale, quindi favoriranno il rafforzarsi o il crearsi di nuove connessioni a discapito, ad esempio, di connessioni all'interno di una rete neurale che non è utile, quindi una sorta di sfoltimento anche delle connessioni che si creano durante l'esperienza, ma che, diciamo così, non hanno poi portato ad un comportamento che si è rivelato efficace in quel preciso contesto. Anche questo è un concetto a cui abbiamo accennato l'altra volta, ci risulta ancora una volta però molto utile, trattandosi soprattutto un'attività sportiva che andrà ad essere insegnata, ad essere messa in atto in bambini della scuola primaria. Esiste un periodo che prende il nome di periodo critico, i dati in letteratura al riguardo sono notevoli e confermano tutti effettivamente l'esistenza di questa precisa finestra temporale, di questo intervallo temporale, durante il quale inevitabilmente dovranno avvenire delle specifiche modificazioni anatomiche e quindi funzionali che permetteranno successivamente la corretta acquisizione di quell'abilità, di quella funzionalità cognitiva e di quella funzionalità quindi esecutiva, e che ogni fase, ognuna di queste fasi, ognuno di questi periodi critici è caratterizzato, come dire, da una maggiore ricettività cerebrale e comportamentale alla modificazione, e che inoltre ognuna di queste fasi, indipendentemente dal tipo di funzione che andrà ad acquisirsi, deve aprirsi e chiudersi in un preciso momento dello sviluppo. Anche a questo accennavamo la scorsa volta. È vero che ci sono dei periodi critici, dei precisi intervalli temporali, ma è altrettanto vero che se quella funzione non è stata acquisita in quel preciso intervallo temporale, con un notevole sforzo, con l'ingaggio di altre risorse, può successivamente essere appresa, anche se con un relativo ritardo. Quindi è importante che vi sia un preciso timing nello sviluppo anatomico, funzionale e quindi di quello specifico processo di cui parliamo. Quindi in generale lo sviluppo dell'uomo in questo senso, in questo caso, è modulato ovviamente da un programma genetico, perché ognuno di noi è portatore di un programma genetico. Il programma genetico però da solo non definisce l'individuo. Questo infatti si sviluppa anche sulla base di una pressione ambientale, si sviluppa sulla base del timing di cui abbiamo appena parlato, e quindi diciamo questa reciproca interazione, questo complesso sistema in cui la genetica, l'ambiente e il preciso timing di sviluppo interagiscono costruttivamente tra di loro, ci permette di dire che la nascita dell'individuo non segna né l'inizio né la fine dello sviluppo, ma è semplicemente una delle tappe intermedie di un continuum che esiste tra il periodo prenatale e ovviamente il periodo postnatale. Torniamo all'apprendimento. Secondo la psicologia cognitivista, è possibile osservare alcune forme di apprendimento più complesse che possono essere selettivamente spiegate da alcune modificazioni del comportamento che però avvengono a carico di alcuni processi mentali. E questo è il caso del cosiddetto apprendimento per insight. Che cos'è l'apprendimento per insight? È il classico caso in cui ci si accende la lampadina, quindi è un'improvvisa presa di coscienza, un'improvvisa presa di consapevolezza relativa alla risoluzione di un problema che fino a pochi secondi fa, pochi minuti fa, fino a prima, risultava di difficile soluzione o di impossibile risoluzione. Quindi è una sorta di, diciamo, abilità di problem solving applicata a problemi più cognitivi, diciamo così. Quindi è la capacità di risolvere un problema sulla base della ristrutturazione cognitiva che ciascuno di noi opera degli elementi che ha a disposizione. E per questo intendiamo sia la risoluzione di un problema più complesso, sia ad esempio individuare una strategia comportamentale più adatta a superare un ostacolo.
per dire. Quindi all'interno di un percorso che sembrava già stabilito, dotato di una specifica sequenza di movimento, di una specifica velocità, interviene un ostacolo all'interno del percorso che ci obbliga a ristrutturare cognitivamente tutti gli elementi che noi abbiamo a disposizione nell'ambiente per arrivare costruttivamente alla risoluzione del problema. Quindi è una vera e propria ristrutturazione di tutto il campo percettivo, che ad esempio può essere presente in un ambiente naturale o non naturale, all'interno di una stanza, all'interno di una palestra, all'interno di un bosco. Quindi è comunque una ristrutturazione dell'intero campo percettivo che ci permette di arrivare costruttivamente alla soluzione di un problema che altrimenti non avremmo potuto risolvere. Anche questa è, e correggetemi se sbaglio, una delle funzioni che media l'abilità di orienteering, che anzi probabilmente più di altre funzioni media l'abilità di orienteering. Un'altra forma di apprendimento è l'apprendimento spaziale. Che cos'è l'apprendimento spaziale? Ovviamente anche in questo caso parliamo di processi cognitivi ed è nello specifico un processo cognitivo grazie al quale ciascuno di noi riesce a muoversi e ad orientarsi in modo funzionale, finalizzato e quindi efficace in ambienti o nuovi, quindi nei quali, dei quali non abbiamo mai avuto esperienza, oppure in ambienti di cui abbiamo avuto esperienza ma che conosciamo poco. Quindi ogni qualvolta ci troviamo in una di queste due condizioni, inizia a livello cognitivo il processo di apprendimento spaziale, quindi di percezione degli stimoli presenti nell'ambiente esterno, di elaborazione degli stessi, di formazione di una rappresentazione mentale, e tutto questo poi si tradurrà in un comportamento grazie al quale noi ci muoviamo, ci orientiamo, navighiamo lo spazio. L'apprendimento spaziale può selettivamente avvenire in due diversi modi, quindi con due diversi meccanismi: attraverso l'esperienza diretta, e in questo caso parleremo di navigazione spaziale, oppure indirettamente mediante l'utilizzo di mappe. Sia che si tratti di navigazione spaziale, quindi di un'esperienza più propriamente diretta, sia che si tratti di apprendimento mediato dall'utilizzo di mappe o di altre risorse che non implicano la presenza immediata, diretta, nel contesto della navigazione, in entrambi i casi comunque dovremo estrapolare delle informazioni dal contesto, di queste formeremo delle rappresentazioni mentali e queste verranno poi depositate in memoria e ci serviranno quando saremo riesposti a quello specifico contesto. Quindi anche in questo caso avviene apprendimento e diciamo le informazioni vengono trasferite dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. Queste rappresentazioni mentali dell'ambiente o direttamente esplorato, l'abbiamo detto prima, quindi attraverso una navigazione immediata dell'ambiente circostante, oppure indirettamente attraverso mappe oppure altri sistemi di navigazione, si configurano a livello cognitivo, diciamo così, a livello di traccia di memoria, come mappe spaziali di tipo cognitivo, che quindi altro non sono che rappresentazioni mentali stabili di una configurazione ambientale e di tutti gli elementi che definiscono questa configurazione ambientale, quindi di tutti gli elementi che sono presenti all'interno di questo contesto. Le mappe cognitive, questo è un significato prettamente evolutivo, perché pensate a quando l'uomo, diciamo così, allo sviluppo filogenico dell'uomo, quando si doveva orientare in contesti nuovi e dei quali non aveva ancora preso consapevolezza, comunque devono essere anche in questo caso caratterizzate da un elevato grado di flessibilità, perché continuamente devono essere sottoposte ad updating, quindi a riconfigurazione della mappa già depositata in memoria sulla base di esperienze che di volta in volta facciamo. Quindi è come se sovrascrivessimo di volta in volta ad una mappa precedentemente memorizzata una mappa che è a livello di contenuto di base paragonabile alla, diciamo così, alla prima, ma che se ne differenzia perché nel frattempo sono intervenute altre configurazioni ambientali. Ci sono due diverse modalità con cui si possono formare le mappe, una modalità cosiddetta egocentrica ed una modalità allocentrica.
La modalità egocentrica permette che le informazioni spaziali vengano elaborate ovviamente tenendo conto della prospettiva in prima persona dell'individuo, quindi sono, come dire, egoriferite. A partire dal mio punto di vista elaboro le informazioni relative allo spazio circostante, oppure possono essere formate secondo una modalità cosiddetta allocentrica. In questo caso avremo una visione globale dell'ambiente circostante in cui i riferimenti spaziali che noi prendiamo sono tutti esterni a noi stessi, quindi non hanno a che fare con una visione egocentrata dell'individuo, ma solo con lo spazio esterno, non c'è come riferimento l'individuo stesso. Indipendentemente dalla modalità con cui le mappe spaziali vengono realizzate, vengono elaborate, esse saranno caratterizzate dalla capacità dell'individuo di muoversi efficacemente ed in modo finalizzato nello spazio. Esistono, diciamo così, due diverse abilità in questo senso, l'orientamento e la navigazione. L'orientamento è definita a livello cognitivo come un'abilità, come un processo che ci permette di muoverci correttamente all'interno di uno spazio. La navigazione, che in parte si sovrappone all'orientamento e la completa, implica la capacità di muoversi all'interno di un ambiente in modo altamente coordinato, ma con delle sequenze comportamentali che sono scomponibili nei singoli elementi costitutivi. Inoltre, la navigazione è sempre diretta verso una specifica destinazione e verso uno specifico scopo, quindi ha come punti fermi queste due condizioni. La navigazione, inoltre, prevede due diverse sottocomponenti, la locomozione e il wayfinding. La locomozione è altro non è che, diciamo così, la componente più percettiva della navigazione ed è centrata sul soggetto, quindi in parte ritorna a quella componente egocentrata, egoriferita di cui abbiamo parlato prima. Il wayfinding, invece, è squisitamente, diciamo, il movimento verso l'obiettivo, il movimento finalizzato, quello che ci permette di, la componente più cognitiva, perché prevede che noi abbiamo identificato l'obiettivo e che attraverso la locomozione ci muoviamo per raggiungere quell'obiettivo specifico. Quindi il wayfinding inevitabilmente deve essere modulato e regolato dall'obiettivo che dobbiamo raggiungere, risente quindi delle specifiche caratteristiche dell'ambiente, del percorso, del contesto naturale nel quale ci troviamo e nel quale ci dobbiamo muovere, risente anche di alcune caratteristiche dell'individuo relative ad esempio allo stato mentale, ad un eventuale stato di ansia, risente del tono dell'umore, risente di alcune caratteristiche che hanno a che fare più propriamente con lo stato psicofisico dell'individuo. È modulato, quindi risente anche di esperienze pregresse, perché c'è un continuo confronto tra quello che io ho già fatto in passato, l'obiettivo che mi sono già posta in passato in una condizione simile, e il nuovo obiettivo. Prevede la conoscenza attenta dello spazio d'azione in cui io mi muoverò e durante il wayfinding intervengono sicuramente quelle funzioni esecutive di cui abbiamo parlato la scorsa volta, quindi la capacità di pianificare l'obiettivo, la capacità di problem solving, quindi di ragionare su quell'obiettivo, di capire quali strategie comportamentali sono più adatte per raggiungere l'obiettivo stesso. Risente dei meccanismi di presa di decisione, perché devo prendere una decisione rispetto al comportamento più adatto per raggiungere quell'obiettivo, al movimento più adatto per raggiungere quell'obiettivo, ed infine richiede la capacità di monitorare online, punto per punto, il comportamento man mano che lo sto mandando in esecuzione. Questo perché devo confrontare continuamente i sottobiettivi che sto raggiungendo con l'obiettivo finale, quello che mi sono prefissata. In caso di matching posso mandare in esecuzione quello schema comportamentale che sta andando appunto in esecuzione, in caso contrario dovrò ridefinire, riprogrammare lo schema d'azione.
Diciamo che la conoscenza dello spazio d'azione, di cui non può prescindere l'abilità di wayfinding, prevede a sua volta tre diversi livelli. Innanzitutto la conoscenza della destinazione, quindi devo sapere qual è il punto preciso nello spazio nel quale devo arrivare, prevede la conoscenza del percorso che devo percorrere, appunto, scusatemi il gioco di parole, per raggiungere l'obiettivo, quindi devo avere ben chiara la sequenza di punti nello spazio che devo di volta in volta raggiungere per raggiungere l'obiettivo finale, e prevede anche la conoscenza, una conoscenza diciamo più ampia dell'area e delle relazioni spaziali tra tutti gli elementi presenti in quell'ambiente, in quell'ambiente esterno. Queste caratteristiche sono presenti dal livello di complessità minore fino ad un livello maggiore di complessità, quindi diciamo così, così come ve le ho scritte, hanno un'organizzazione, passatemi il termine, gerarchica, in cui la prima è inclusa nell'ultima. I compiti di le ultime due slide, e poi vi lascio con questi concetti diciamo un pochino macchinosi. I compiti di wayfinding, questa è una diciamo un'immagine presa da uno studio relativamente recente del 2009, in cui vi vengono riassunti le due diverse sottocomponenti della navigazione, quindi la locomozione e tutte le caratteristiche che abbiamo detto, il wayfinding e tutte le caratteristiche che abbiamo detto. Un'ultima cosa: il wayfinding può essere suddiviso in un wayfinding assistito, quindi che definisce dei compiti che vengono, non assistito, quindi che definisce tutti quei compiti che vengono eseguiti senza l'aiuto esterno, senza nessun tipo di aiuto, oppure compiti di wayfinding assistiti, e che prevede che i compiti da realizzare, da eseguire, debbano essere eseguiti attraverso l'utilizzo, l'ausilio di strumenti esterni, che siano essi dei segnali, dei navigatori oppure delle mappe. E certamente l'orienteering rientra tra i compiti di wayfinding assistiti perché ci si serve appunto di mappe. Nel caso di compiti di wayfinding assistiti, quindi nei compiti di wayfinding in cui l'individuo, per risolvere il compito stesso, per portare a termine l'obiettivo, si serve di ausili esterni, intervengono alcuni processi cognitivi. Nello specifico, deve necessariamente intervenire. C'è una domanda? No, era solo un'attivazione. Okay. C'è un'elaborazione cognitiva dei segnali, e quindi un'interpretazione di dei segnali, degli ausili esterni, ed un confronto tra le rappresentazioni mentali di mappe già presenti in memoria e le mappe di nuova acquisizione, diciamo così. Inevitabilmente intervengono abilità di lettura, interviene la capacità di interpretare la mappa durante il percorso, e quindi l'abilità di rotazione mentale degli oggetti e di mental imagery, quindi di immaginazione mentale di elementi nello spazio anche tridimensionale, una continua rielaborazione cognitiva del percorso che devo compiere, e quindi una rimodulazione continua delle strategie comportamentali che io di volta in volta metterò in atto al sopraggiungere dei vari ostacoli che incontrerò nel percorso stesso. Ed infine intervengono i processi di problem solving, perché di volta in volta dovrò essere, come dire, abile nel risolvere problemi che si configurano come degli ostacoli, ma che in realtà, ristrutturando cognitivamente gli elementi a disposizione, riescono a fornirmi una strategia comportamentale più efficace rispetto a quella precedente. Tutte queste caratteristiche ovviamente intervengono non solo nell'orienteering, ma in tutte quelle attività fisiche cosiddette open skill. Io con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata chiara. E, se avete delle domande, oppure magari come l'altra volta ne parliamo alla fine degli interventi, no, anche subito, come volete. Sì, magari la professoressa Vinci Guerra giustamente incoraggiava, e che qui tra l'altro incoraggiava magari su questo delle domande nell'immediato, visto sì, che poi cambiamo.
se ci sono, converrebbe. Sì, grazie. Diciamo che cambiamo argomento, ma sostanzialmente rimaniamo sempre nella nave dell'apprendimento, dell'educazione, eccetera. Potete, quindi allora potete sentire sia in voce. Chat, no, e la registrazione. E discutere eventualmente di dell'argomento che la dottoressa ci ha presentato. Non so se in attesa che arrivi qualche domanda, se posso io in qualche modo sugli argomenti. Mettevo Giulia su. Sì. Eccentrico e allocentrico. E c'è qualche rumore di fondo. E mi chiedevo se, siccome ho letto di una ricerca, di un esperimento fatto in una città nuova dove eventualmente il comportamento maschile è diverso dal comportamento femminile. E se ho capito bene, la donna ha più un concetto ecocentrico della propria visione mappale, mentre l'uomo ha più una visione allocentrico. È corretta questa mia interpretazione oppure è artefatta? Sì, è assolutamente corretta, cioè, diciamo così, esistono delle differenze di genere rispetto alle modalità con cui elaboriamo lo spazio e quindi questo sì è certamente corretto, addirittura esistono delle differenze anche rispetto ai riferimenti che i maschi e le donne e le femmine utilizzano per ricordare ad esempio un percorso. Ero indecisa se mettere questa parte nella presentazione di oggi, poi ho preferito tralasciare, però sì, esistono e ad esempio i maschi utilizzano maggiormente strategie che si riferiscono all'orientamento delle strade, quindi utilizzano riferimenti come la destra, la sinistra, indietro, in avanti. Le donne invece utilizzano soprattutto dei punti di riferimento cosiddetti landmarks, ovvero maggiormente memorizzano elementi dello spazio che possano ricondurre al percorso, quindi all'angolo c'era, per dire, il gommista, due strade più avanti c'era il parrucchiere. Utilizzano maggiormente strategie di riferimento che hanno a che fare con degli elementi, con degli ulteriori elementi già presenti nello spazio. Quindi sì, in parte funzioniamo diversamente rispetto ad alcune, caratteristiche che elaboriamo nell'ambiente circostante. Questo né una modalità è più scorretta dell'altra o viceversa, sono semplicemente delle diverse strategie cognitive che ognuno, appartenente alle due categorie utilizza per orientarsi nello spazio. Quindi sì, esistono delle differenze. Sì, credo che sia importante, interessante questo anche per chi si appresta come noi, come tecnico di istruttore di orienteering, capire che c'è questa differenziazione. Non in modo assoluto, chiaramente, no. Ma in modo dominante, forse, nell'apprendimento della relazione fra il nostro corpo e lo spazio, ma anche fra gli elementi dello spazio. Assolutamente sì. Assolutamente. Questo sicuramente permette forse una didattica più mirata, una didattica forse più adeguata a... Poi naturalmente c'è tutto il discorso anche legato all'età, io credo che come hai accennato ci deve essere sicuramente il cosiddetto, hai parlato di periodo critico, cioè dove c'è un inizio e una fine e quindi un discorso anche di
saper sfruttare e utilizzare questi spazi specifici che chiaramente velocizzano, se ho capito bene, l'apprendimento e tutto quello che ruota intorno poi all'apprendimento, che significa poi il cambiamento, la ristrutturazione di un pensiero elaborato e rielaborato, che sicuramente questa velocizzazione dell'apprendimento aumenta l'apprendimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, perché sì. E come dire, se avviene in quello specifico intervallo temporale, in quella specifica finestra temporale, favoriamo il processo, lo rafforziamo, lo favoriamo, questo sì, assolutamente sì. Sì, se ci sono... Prima non è assolutamente detto che se non acquisito in quel periodo quella funzione non viene assolutamente acquisita, però dovranno intervenire molte più risorse cognitive, sarà molto più dispendioso dal punto di vista cognitivo e quindi per il bambino apprendere quella funzione, quell'abilità che andava appresa in un altro intervallo temporale. Questo... Io utilizzo spesso questa similitudine, cioè se due persone si mettono alla guida, noi riusciamo facilmente a capire se ha imparato a 18 anni a guidare oppure se ha imparato a 50 anni a guidare. Guidano tutte e due, ma naturalmente hanno delle differenziazioni, insomma, notevoli, e sicuramente questo vale anche per tante altre, anzi, per tutto il resto. Assolutamente sì, e addirittura se pensiamo che poi su alcune abilità si innestano altre, capiamo bene come viene meno la sequenzialità dei processi di crescita cognitiva e quindi comportamentale e quindi emotiva, viene disregolata poi la complessità dell'intero processo di crescita e di sviluppo. E un altro, secondo me, fattore importante è anche non so come tecnicamente l'hai chiamato, mi riferisco a una situazione di, non dico di paura, ma di stress che limita sicuramente l'apprendimento, che sicuramente riduce notevolmente momenti di attenzione, di cambiamento. Sì, ci sono tante variabili che vanno oltre, come dire, il processo che si verifica. Ci sono tante componenti, tante variabili che hanno a che fare con con la singola persona, il temperamento, un particolare stato mentale, la presenza di un livello di ansia maggiore rispetto agli altri, che inficiano e modulano in questo caso negativamente poi l'apprendimento. A tutte queste caratteristiche bisogna prestare attenzione, ma anche semplicemente un tratto di personalità più introverso rispetto ad uno maggiormente estroverso. Capisco la complessità di tenere conto di tutte queste caratteristiche, però fa tanto, perché è una sorta di feedback che il bambino ci rimanda e che dovremmo guardare con attenzione per evitare che non apprenda, che apprenda male, che rimanga indietro, che non si metta in gioco. Adesso parliamo appunto di orienteering, che magari non si metta in gioco in quell'attività perché si sente insicuro, perché teme il confronto con gli altri, semplicemente perché ha uno stato d'ansia elevato, uno stato di attivazione elevato e complesso. Molto complesso. Allora, io invito gli amici, i colleghi che sono presenti a non utilizzare la paura, cioè fare in modo da poter, insomma, fare qualche, anche semplicemente raccontare
qualche esperienza vissuta problematica che si è presentato nel, proprio in questa fase di apprendimento che noi invitiamo naturalmente a fare attraverso l'orienteering. Purtroppo io credo che c'è molto, molto, molto da capire ancora, perché l'apprendimento al banco ha una certa problematica. L'apprendimento, l'altra volta parlavamo di rumore di fondo, l'apprendimento in un ambiente non abituale, in un ambiente non conosciuto, sicuramente è notevolmente ridotto. Incide appunto delle situazioni emotive, di non conoscenza, e quindi secondo me, insomma, dobbiamo sicuramente, sicuramente tenerne conto. Mi è arrivato qualche messaggio di qualche... non ho capito il problema, vediamo se riesco a recuperare il messaggio. Sì, io sto chiedendo di essere ammessa con un altro apparecchio, perché no, devo cambiare apparecchio e non mi ammettete. Sì, allora. Valdetara. Vediamo un po' se Daniele... Ok, a posto. Ok, ok, ci siamo. Allora, se avete domande, senza paura, senza... Vincenzo, scusa, c'era anche Silvia Massari, è già entrata? È già stata ammessa? Sì, la vedo. Sì, ci sono, appena sì, arrivata. Sì, grazie. Okay. Ok, va bene. Allora, Elena, come penso hai notato, insomma, di argomenti da approfondire ce ne sono, di argomenti interessanti ne sono, e sicuramente, secondo me, abbiamo aperto, diciamo, un percorso relativamente nuovo, e speriamo che possa essere sviluppato nel tempo. Lo dico ora, così le due relatrici mi ascoltano, perché si sono impegnati anche per il futuro immediato, e quindi sicuramente ne approfitteremo eventualmente scendendo in qualche specifica situazione, simulazione, fare in modo da affrontare argomenti molto più diciamo pratici, ma naturalmente questo deve venire da voi, cioè dagli orientisti, dai tecnici che si apprestano a compiere questa importante azione, che è quella di formare, educare e quindi istruire questi ragazzi che hanno la sventura, in senso buono del termine, di incontrarci durante il loro percorso di crescita. Io non ci sono i ringraziamenti, e a questo punto chiederei a Giulia di poter intervenire, se Elena non hai null'altro da segnalare. Non vedo altro io, giusto? Non ci sono direzioni, e quindi penso che grazie Giulia, e grazie di cuore, e passiamo la parola all'altra Giulia. Grazie Giulia, a te la parola. Sì, ci stiamo mettendo d'accordo, perché siccome siamo una di fronte all'altra, allora una deve abbassare, togliere il microfono, se no fischia tutto. Ecco qua. Allora, io devo riprendere il filo dell'altra volta, ma nel riprendere il filo direi che potrei anche ricominciare, magari così anche chi non c'era può riattivarsi e seguirci in maniera più, diciamo, insomma, meglio, diciamo meglio. Allora, vado in condivisione subito, e così mi dite se si vede. Fisso, eccola qua. Ok. Ci
Ci siamo, vero? Si vede proprio come presentazione? Ok. Allora, qui c'è scritto 14 novembre perché in effetti la lezione era dell'altra volta, ma chiaramente sarebbe scivolata anche su oggi che è il 21 novembre, quindi non è una vecchia lezione, ma è semplicemente uno scivolamento della prima. Dunque, l'altra settimana ho iniziato dicendo che, e chiaramente io parlo molto per partito preso, ma anche per conoscenze scientifiche ormai acclarate e fortemente motivate da una bibliografia scientifica di riferimento, che il movimento è una delle funzioni primarie dell'individuo, dell'uomo, ma il movimento non inteso semplicemente come una mera azione fisica di, per esempio, flettere, stendere un braccio, fare un salto, camminare o correre, ma come proprio espressione della mente, cioè di quello che l'uomo riesce a diciamo organizzare la propria mente con il contatto, attraverso il contatto dell'ambiente che lo circonda, quindi attraverso l'uso dei sensi, entrare in contatto con l'ambiente che lo circonda e attraverso gli input che riceve automaticamente stabilire delle risposte utili e funzionali, che possono essere anche degli errori che poi si risolvono in prove d'errori e quindi modalità di apprendimento che possono procedere in tanti modi. E anche quella di lasciar perdere e desistere dal procedere a fare una determinata azione, ma sostanzialmente ecco, da questa interazione fondamentale continua con l'ambiente che ci circonda, per cui le funzioni del movimento sono sicuramente quella di sostenere lo sviluppo delle capacità intellettive dell'individuo, il miglioramento e il mantenimento della conservazione della funzionalità dell'organismo, perché chiaramente qualcuno disse chi si ferma è perduto, in effetti è la verità, dovremmo essere sempre in movimento ed esserlo sempre di più quando l'età avanza, straordinariamente così, anche perché quando si è piccoli diciamo che il movimento non manca, magari siamo noi adulti a bloccarlo stupidamente, ma certamente ai bambini e ai ragazzi non manca la vivacità di azione, la vivacità di espressione, ma questa dovrebbe essere ben mantenuta anche in età diciamo adulta o in una grande età, proprio per poter essere ancora funzionali e per mantenere bene in sano l'organismo. Quindi lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di interazione chiaramente è evidente, perché chi è in movimento entra in contatto con tantissime situazioni, fa tantissimi, come dire, fa tantissime esperienze, quindi diventa una persona più comunicativa, più interattiva. Diciamo non sempre, non è una regola, perché ci sono per esempio sport che sono individuali che a volte rendono i soggetti anche più introversi. Facciamo per esempio il tennis, che oggi va tanto di moda, oppure la maratona, cioè queste attività dove c'è una grande concentrazione su se stessi e sull'attività che si sta svolgendo e che è anche molto delimitata da un campo di azione, così come anche il nuoto, se vogliamo, no? Cioè alla fine nuotare, vedere su una striscia nera in fondo alla vasca è un po' alienante, così come anche rimanere sempre concentrati in un unico settore. Faccio per esempio il tennis, visto che in questi giorni abbiamo visto le partite. E miglioramento, certamente, sicuramente, miglioramento e sviluppo delle capacità motorie, delle abilità e di tutte le capacità di prestazione ad esse connesse. Ma diciamo che noi in questo contesto, in cui parliamo di uno sport che è molto educativo, quindi potrebbe anche non essere uno sport, perché generalmente io dico sempre ai miei studenti che lo sport non è educativo e non fa bene, lo sport fa male, perché in effetti chi ha fatto sport lo sa bene quanto le capacità vengono tirate all'esasperazione anche con metodi non diciamo adeguati pur di raggiungere un risultato. Nel caso dell'orienteering questo io non l'ho mai visto, non penso che non accada quasi mai, che sia un'attività sportiva che consente tanto a tutti di essere praticata, e quindi questo è già un grandissimo vantaggio, perché tutti si intende anche la persona che ha una disabilità o che è diversamente abile, oppure ecco, ai bambini o agli anziani, si può correre, si può camminare, si può andare in bicicletta, si può andare in carrozzina, ecco, sugli sci, quindi c'è una varietà
di opportunità che non discrimina nessuno, e questo è già un grande vantaggio che tanti altri sport, anziché tutti gli altri sport, non hanno, perché per definizione lo sport prevede delle caratteristiche funzionali specifiche dalle quali insomma non si può prescindere. Faccio un esempio, tanto per far capire il concetto: è evidente che un ragazzo o una ragazza molto alti, con le leve molto lunghe, non sono proprio indicati per fare uno sport tipo la ginnastica artistica, perché in quel caso troverebbero delle grandissime difficoltà e avrebbero dei risultati decisamente meno buoni di chi invece magari ha delle leve più normali, se non addirittura più corte, proprio perché c'è una questione di biomeccanica che si inserisce meglio nella strutturazione di questo sport. Stessa cosa vale per gli sport di squadra, basket, pallavolo, i salti, eccetera. Pensare a persone che magari non hanno un'altezza elevatissima per poter partecipare a questi sport, anche se non è vero perché poi dipende dai ruoli, però potrebbe non essere particolarmente indicato. Comunque, insomma, ci sono delle caratterizzazioni. E nell'orienteering questo non c'è. Non c'è, e soprattutto l'orienteering consente a tutti gli individui, e soprattutto ai ragazzi, di entrare in contatto con la natura. Perché dico soprattutto ai ragazzi? Perché non perché ne abbiano bisogno, ma semplicemente perché non sono educati dagli adulti a stare nell'ambiente naturale, quindi la colpa è sempre la nostra. Non sono abituati a stare in ambiente naturale perché vengono un pochino reclusi in queste gabbie, in queste città, in questi nuclei antropizzati, particolarmente antropizzati, che destabilizzano quasi la reale naturalità dell'individuo e il reale contatto che l'individuo dovrebbe avere con la natura. Quindi è evidente che questo sport riporta e in qualche modo reintegra quello che stiamo perdendo, che abbiamo già perso per qualche modo. Per cui, ripeto, chiamarlo sport a me fa fatica. Ritengo che sia un'attività di grandissimo impegno educativo e che abbraccia tantissime aree della formazione dell'uomo. Ma riprendiamoci un attimo nel filo del discorso. Quindi, le funzioni del movimento, quindi inteso al movimento come rapporto con l'ambiente e quindi come costruzione di una formazione individuale. È chiaro che nei bambini favorisce un corretto sviluppo psicofisico, su questo non ci sono dubbi, non l'ho detto io, l'hanno detto in tantissimi, io posso dire di averlo provato su tutti i ragazzi ai quali ho insegnato, con i quali lavoro giornalmente, ed è assolutamente vero. Ragazzi che si sanno muovere, che hanno costruito un buon schema motorio sulla base di un buon schema corporeo, sono ragazzi sicuramente più performanti, ma non nello sport, proprio nella vita quotidiana. E infatti, parlando di questo, vorrei ripetermi su quello che ho detto l'altra settimana quando parlavo di schema corporeo, cioè di questa presa di coscienza del proprio corpo attraverso il contatto diretto e interattivo con l'ambiente esterno, che in sintesi significa che quando il bambino è piccolo, più viene stimolato a stare, come dire, ad ricevere input per poter rispondere a questi input, è maggiore la sua argomentazione di crescita, perché si inserisce prima in un contesto di conoscenza, di apprendimento, quindi il bambino deve essere accarezzato, coccolato, bisogna giocare con i bambini, bisogna cercare di metterli sempre in movimento, proprio perché attraverso questi stimoli gli consentiamo di conoscere il proprio corpo e di capire a che cosa servono le braccia, le gambe, il busto, la testa e come si combinano insieme questi segmenti corporei e qual è la realizzazione della combinazione di questi movimenti. Quindi, non so, strisciare, rotolarsi, cominciare a camminare magari spingendosi sui glutei e poi piano piano rotolando capire che c'è una posizione in cui si può stare in ginocchio e quindi si può gattonare, importantissima posizione transitoria tra il non, diciamo, il movimento ancora grezzo e quello che poi sarà il mettersi in piedi e camminare. E il gattonare, che è la prima forma di movimento autonomo, il primo motorino, chiamiamolo così, che possiamo avere attraverso
attraverso il quale riusciamo a spostarci rapidissimamente, tra l'altro, in ambienti da un ambiente all'altro senza essere accompagnati, presi in braccio o spupazzati, diciamo così. Per cui è una forte forma di autonomia. È un'autonomia che però fa crescere, perché consente di apprendere ulteriori stimoli, anche di farsi male per certi versi, ma ci sta. Bisogna solo stare attenti che questi piccoli incidenti non siano, diciamo, molto negativi. E poi piano piano dal gattonare, magari capire che spingendosi, afferrando un bordo di una sedia, di un mobile, di qualsiasi cosa, più che farsi male potrebbe significare sto in piedi, quindi stazione retta, quindi vedo il mondo in un'altra dimensione, vedo di più, organizzo lo spazio, il tempo che ho intorno, posso essere in una cameretta, posso essere in un salone, posso essere in ambiente naturale. Se ciò accade in ambiente naturale è molto meglio, perché gli stimoli sono ancora di più e quindi i sensi reagiscono in maniera molto più dinamica, automaticamente l'apprendimento è più dinamico. E tutto questo piano piano si organizza in questo primo anno di vita del bambino, dove sembra che stiamo giocherellando, che non stiamo facendo niente, o che a volte i bambini facciano i capricci, ma in effetti dietro quei capricci molto spesso si nascondono delle grandi forme di apprendimento. La prova per errore, no? Quando buttano continuamente qualcosa a terra, tu gliela riprendi, tu gliela butta, la riprendi, fino a che insomma non ti stufi, gli fai brutto e va bene, passa la paura. Però in effetti quello è un modo di apprendere, cioè di capire che ha uno stimolo, che ha un suo input e reagisce, si reagisce con un altro stimolo e così via. E quindi importantissima questa fase, fondamentale proprio per... Che sto facendo? Sto andando avanti? No? Ok, vado avanti, okay, così, forse è più facile. E quindi che cosa succede? Succede che a un certo punto questo bambino esplode, comincia ad avere i suoi meccanismi autonomi, intuitivi, che sono i movimenti innati, che sono le cosiddette abilità motorie di base, che una volta si chiamavano capacità motorie di base. Lo dico perché io so che tra i partecipanti ci sono colleghi che hanno fatto l'ISEF come me e che hanno studiato in una maniera diversa. Adesso qualche vocabolo è stato cambiato. Io, per esempio, su abilità motore di base, non sono d'accordo, però ormai le chiamano così, benché io non sia d'accordo, lo devo accettare, perché non credo che siano abilità, perché le abilità si conseguono quando si intersecano diverse capacità insieme. Però hanno deciso che si chiamano abilità, chiamiamole così. In ogni caso, noi vecchi seffini riteniamo, almeno credo che concordiate con me, che invece queste siano capacità, anche grezze, che sostanzialmente camminare, correre, saltare, rotolare, lanciare, arrampicare, scavalcare, afferrare, sospendersi, eccetera, eccetera, sono movimenti che comunque a quell'età, 3 anni, 2 anni, eccetera, si fanno in maniera grezza, quindi non possono essere abilità, perché uno è abile quando un movimento lo fa, una definizione un pochino più, no, organizzata. Comunque va bene, chiamiamole abilità o capacità motorie di base, ma noi sappiamo benissimo che cosa sono, e sono queste. Chiaramente tutto questo come si acquisisce? L'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto che si acquisisce attraverso i sensi. I nostri sensi sono fondamentali perché ci aiutano a interagire col mondo. Cioè, senza i sensi noi non potremmo in qualche modo proprio esprimerci, no? Perché non avremmo la capacità di recepire gli input dall'esterno. Per cui il tatto, l'udito, la vista, il gusto sono fondamentali per l'udito, sono fondamentali per prendere coscienza del mondo che abbiamo intorno. E oggi come oggi, più che mai, i nostri ragazzi, da diversi anni ormai, gestiscono le capacità sensoriali molto spesso attraverso i device, no? Quindi i computer, i telefonini, oggetto preziosissimo per i bambini, stimolante perché si accende, suona, canta, balla, eccetera, eccetera, quindi è molto stimolante. E attraverso i giochi che oramai non sono più quelli che forse, non lo so, io sono abbastanza datata, ma e non ero neanche una di quelle che giocava in strada perché abitavo in città, quindi non mi era consentito, però quando ero fuori o ero ai giardini o ero al mare o ero in montagna, in campagna, dovunque, certamente giocavo a rubabandiera, alla campana, all'acchiapparello, a nascondino, cioè tutti i giochi in cui io mi muovevo insieme ai miei cugini, amici
Invece adesso magari i ragazzi giocano un pochino, diciamo un pochino, ma diciamo molto fermi, sedentari e spalmati sui divani o sulle sedie delle scrivanie, eccetera, eccetera. Perché? Perché hanno questi giochi elettronici che io non demonizzo, attenzione, perché non voglio sembrare una, come dire, una persona antica, assolutamente no, perché servono anche questi, però forse bisognerebbe cercare di dargli la giusta dinamica, il giusto tempismo, ecco, chiamiamolo così. Va bene tutto, puoi giocare alla PlayStation, puoi giocare con Nintendo, quello che è, però magari poi andiamo a fare una passeggiata, poi andiamo a prendere la bicicletta, poi magari scendiamo giù al parco a fare un gioco un pochino più, mo ci sono questi giochi, questi sistemi di esercizi con all'aria aperta, mettono queste strutture, eccetera, che vanno anche usate in maniera anche un pochino più attenzionata. Comunque, insomma, ecco, dosiamo un pochino questo. E il problema siamo sempre noi adulti, perché ci fa molto comodo che i nostri figli siano fermi, zitti, belli e sereni davanti a un device, mentre noi scorrazziamo per la casa a mettere a posto, cucinare, fare dire o lavorare, eccetera. Ci fa comodo. E questa comodità l'abbiamo presa, purtroppo l'abbiamo fatta diventare un difetto, perché i ragazzi sono veramente troppo, troppo, troppo sedentari, e non solo, ma chiaramente non lo dico io, basta vedere le statistiche dell'obesità in Italia, chiaramente la sedentarietà è evidente che sfocia in un'anomalia funzionale, e la più grande che c'è è proprio l'obesità infantile. Obesità infantile che è pericolosissima, perché poi diventa, come dire, l'anticamera di problematiche importanti in età non tanto adulta, anche adolescenziale. Quindi parliamo di diabete, di disfunzioni metaboliche, insomma di tante cose che faranno poi sempre più male, che porteranno a quelle malattie croniche non trasmissibili, quali per esempio le cardiopatie, i problemi cardiovascolari e tutto quello che ne consegue. Quindi capite che l'errore è veramente a monte, cioè stiamo parlando di bambini, quindi questo è quello che abbiamo creato. Abbiamo creato dei sedentari, dei grandissimi sedentari. L'aggravante è stato il Covid, quindi lo stare quasi 2 anni addirittura soli in casa, la sindrome della capanna. Noi ne abbiamo tanti di ragazzi che hanno questa problematica, che non vogliono uscire perché stanno in questa loro comfort zone, dove praticamente trovano tutto quello di cui hanno bisogno, e che se escono fuori fanno fatica, spendono troppe energie e non si sentono a loro agio. Questa è una patologia, non è un modo di essere. Qualcuno dice vabbè, gli piace stare, no, non gli deve piacere stare da solo. Non è normale che i ragazzi siano da soli a casa in una stanza. Non è normale. Questo va spiegato sia ai docenti che ai genitori. Non è normale. Quando i ragazzi si isolano, qualcosa non va bene. E quindi è un grande campanello d'allarme sul quale bisogna fare molta, molta attenzione. Molta attenzione. Allora, vediamo se riesco ad andare avanti, perché... Ah no, neanche così. E come faccio ad andare avanti? Ci sto io qua, non mi sposta neanche... Scusate, però io mi sono un attimo incartata con il mio... Ho tolto la condivisione? Mm-hmm. No. Ce l'hai tu? Io non la trovo più però. Allora. No, no, c'è la condivisione. Corre, saltare. Ecco. Cosa va? Ah, ecco, forse... Ecco, ecco, trovato, trovato. Allora, quindi stavamo dicendo le capacità nel senso percettive. Attenzione, perché la particolarità di questi device è anche quella di stimolare in particolare molto di più a livello di sistema nervoso centrale i ragazzi. Quindi ecco perché vi dico non demonizziamoli, dobbiamo solo usare meglio o in maniera, come dire, più attenzionata, come ho detto prima. Sinceramente io vi dico che in maniera molto osservazionale, senza aver studiato nulla, adesso ci si sta studiando molto, io diversi anni fa, quando mio figlio era piccolo, mi sono resa conto che qualcosa nel gioco dei ragazzi organizzato, facciamone uno a caso, ma questo è il calcio, era cambiato. Mi ricordo che quando insegnavo, per diversi anni ho insegnato nella zona del Parco Nazionale dove ho lasciato il mio cuore, a Pescasseroli, i ragazzi giocavano e non, cioè,
6 e 6, 12 persone che andavano, 12 persone contro tutti, quindi non era un gioco, ma era un correre dietro una palla per poter fare gol, cioè non c'era un gioco di ruoli, di attenzione, eccetera. E quindi, ma non che fossero stupidi loro, era proprio così, perché poi ho insegnato in altre scuole, in altre dimensioni, e poi ci sono dei colleghi che forse possono anche attestare questa cosa. Tant'è vero che quando giocavano a pallavolo, che facevano? Battevano, nessuno rispondeva, si girava, ribatteva l'altra squadra, nessuno rispondeva, si girava, questi erano i partiti di pallavolo che facevano i nostri ragazzi. Adesso, insomma... E quindi che significa questo? Significa che non c'è ancora e non ci può stare, in effetti è giusto che non ci sia l'astrazione del ruolo e del gioco a 6, 7, 8, 10, 11 anni, diciamo, no? Di massimo, quando non ancora si attivano determinati processi astratti, no? Dalla fase operativa, preoperativa, quella astratta di cui parlava tante volte, ha parlato molto bene un illustre pedagogista che appunto il Piaget. Allora, queste fasi oggi sono un pochino anticipate. Voi direte, ma come, sono sedentari, hanno anticipato? Sì, perché? Vi spiego, perché attraverso questi device, ed è stato ormai provato, perché ci hanno studiato, ci sono state delle ricerche proprio ad hoc fatte, tant'è vero che hanno anche creato le Olimpiadi dei giochi da tavolo, proprio perché rendono la mente più frizzantina. E attraverso questi giochi io mi sono resa conto, vedevo mio figlio giocare alla PlayStation con i suoi amici, che poi giocava anche in rete con l'asiatico, il giapponese, quindi cose che noi manco ci sognavamo, però vabbè, insomma, tutto da prendere giustamente nella maniera più giusta, più indicata. E lui strutturava il gioco, cioè diceva, allora questo è il difensore, questo è l'attaccante, questo è l'ala, questo è il portiere, cioè. Quindi quando andavano a giocare sul campo o sulla spiaggia o in campagna, dovunque fossimo, strutturavano il gioco in quella maniera, cioè avevano capito che c'erano dei ruoli da organizzare. Bene, questo è un vantaggio di questi device, di questi giochi elettronici, chiamiamoli così, giochi nuovi che hanno i nostri figli oggi. L'unica cosa è che vanno assolutamente coniugati con quella che è poi la realtà delle cose, cioè che i ragazzi devono uscire, devono stare all'aria aperta, si devono muovere, devono fare esperienze concrete di vita vissuta sul loro corpo, al di là dell'effetto sullo senso percettivo, importantissimo, ma assolutamente deve essere coniugato. Ma veniamo a noi. Noi abbiamo adesso parlato di schema corporeo, schemi motori di base o abilità motori di base, per carità, capacità senso percettive. È chiaro che per una modalità didattica io ve le sto frazionando, però voi dovete immaginare che tutte queste cose nella formazione dell'individuo partono tutte insieme. Poi è chiaro che ciascuna di loro ha delle fasi più sensibili o meno sensibili a seconda del periodo di crescita. A un certo punto arriviamo alle capacità coordinative, ma le capacità coordinative che cosa sono? Non sono altro che quelle capacità di riuscire a mettere insieme più, chiamiamole abilità, ma ripeto sono capacità, per diventare più bravi, quindi più abili, in determinati, diciamo, aspetti della motricità, che poi sono le capacità. Quindi noi abbiamo le capacità coordinative che si dividono, e i miei colleghi lo sanno benissimo, in generali e speciali. Le generali sono quelle di apprendimento motorio, cioè quelle di cui abbiamo parlato finora, le esperienze con l'esterno, cado, mi rialzo, trovo un gradino, lo devo superare, trovo dalla corsa passo al passo veloce, dal passo veloce passo a un galoppo laterale, oppure corro indietro, corro in avanti, corro laterale e così via. E questo è molto importante, perché io vorrei che voi pensaste, mentre parlo, sempre all'orienteering. Ok, anche se io non faccio riferimento a questo sport, però questo sport prevede proprio queste cose. Prima ho parlato di spazio-tempo. Lo spazio-tempo nell'orienteering è fondamentale, è un'altra capacità. L'equilibrio è fondamentale, il ritmo. Io devo portare un certo ritmo di corsa, di camminata, per poter avere un risultato migliore. La mobilità articolare, la flessibilità muscolare, la rapidità, la lateralità, la proiezione dell'avanti, del dietro, dell'alto, in basso, eccetera, sono fondamentali. Devo leggere una carta, mi devo rapportare
dalla carta l'ambiente che mi circonda, quindi devo essere capace di posporre questa situazione, di vedere, di immaginare, no? Di leggere attraverso una carta un territorio, di capire una simbologia, quindi la mia mente deve camminare tanto, deve lavorare tanto, il mio cervello deve elaborare tanta roba. La rapidità che non è la velocità, attenzione, la rapidità significa reagire subito a uno stimolo visivo, riportarlo sulla parte, diciamo, pratica. Quindi non è la velocità, non è io corro, vado veloce perché parto da qui, arrivo di qua, ci metto 10 secondi. No, quella è la velocità, ma la rapidità è quando io parto, lo start spara e io parto più rapidamente di quello che mi sta accanto, perché il mio stimolo di risposta è più rapido. Quindi la rapidità è fondamentale nel mio orientering, perché più in fretta faccio a capire la carta, quello che sto leggendo, e chiaramente più in fretta poi riporterò questa lettura sul territorio. Allora, come vedete, queste capacità, come ho scritto su questa slide, adeguatamente educate, perché le capacità coordinative si educano, a differenza delle capacità condizionali che si possono allenare, perché sono, diciamo, capacità che sono condizionate dai metabolismi energetici, quindi da azioni biochimiche del nostro organismo, e quindi vanno allenate, perché queste azioni devono avere degli adattamenti, delle trasformazioni, eccetera, eccetera. Certo, non entreremo nell'ambito di questo, perché sennò ci vogliono 4, 5, 10 ore di lezione, se non di più. Però questo è bene capire, cioè noi in teoria lavoriamo, soprattutto fino alla scuola media, sulle capacità coordinative. E sappiate che oggi i nostri ragazzi sulle capacità coordinative sono terribilmente carenti. Terribilmente carenti. Per cui riorganizzarle, riuscire a rieducarle su queste capacità non è difficile, perché non sono stupidi, sono soltanto carenti, cioè hanno, come dire, non si allenano su queste cose, anche se è sbagliato dire così. Quindi noi dobbiamo riportare il nostro, diciamo, asset educativo proprio su queste capacità, riequilibrarle, riadattarle, riconsolidarle, risistemarle, perché qua stiamo parlando di dare ordine alla propria mente. Quando un ragazzino ordina bene nella propria mente i concetti del suo vivere, del suo fare, del suo studiare, del suo avere rapporti con gli altri, eccetera, è sicuramente più equilibrato, è sicuramente più organizzato, è più ergonomico, cioè funziona meglio. Quindi questa è la nostra, diciamo, funzione. E l'orienteering, come chiamiamolo sport, ma vi ripeto, io lo vedo molto, molto, come dire, più elevato di un semplice sport, è una attività che consente tutto questo. Lo consente poi, tra l'altro, attenzione, non soltanto in una palestra, ma lo consente in ambiente naturale, quindi in un rapporto che si ristabilisce con l'ambiente che ci circonda, che è la nostra naturalità stessa, perché noi siamo parte dell'ambiente, quindi non facciamo altro che rientrare in contatto. È come se rientrassimo nella nostra cameretta, ritrovassimo tutta la nostra comfort zone. Bene, l'ambiente naturale è la nostra comfort zone. Quindi non possiamo avere nel 2023 ragazzi che non nuotano, che non hanno acquaticità, non dico nuotare in senso tecnico, proprio acquaticità. Non possiamo avere ragazzi che non camminano sull'erba perché, non lo so, gli fa un po' senso, ma non esiste per niente questa cosa. Oppure ragazzi, io li vedo al mare, ah, ci sono le pietre, non posso entrare nell'acqua, magari entra dentro all'acqua e muoviti, altro ci sono le pietre. Cioè, senza proprio un minimo di avventura, di coinvolgimento proprio della natura con loro stessi e su loro stessi. Non è possibile, non è possibile questo. Noi lo dobbiamo recuperare, e l'orientare in questo lo consente. Io sono molto, come vi devo dire, molto animata da questa cosa, però in effetti è vero, perché io, Vincenzo lo sa, io l'ho fatto, cioè io ci ho lavorato molto con i ragazzi quando stavo a scuola su questo aspetto, e ci ho creduto e ho visto che veramente è così. Il coinvolgimento totale della persona nell'ambiente naturale attraverso questa attività è veramente incredibile, incredibile, c'è tutto, c'è tutto.
Quindi credo che sia un'attività da portare a scuola e da portarla proprio incentrata su questo e fortemente interdisciplinare. È evidente che a scuola oggi noi l'interdisciplinarità, per chi insegna a scuola lo sa, è come dire metafisica e va bene, perché significa insomma integrarsi nelle discipline, interagire, saper parlare di italiano, matematica, scienza, alimentazione, eccetera, eccetera, un po' tutti in questo modo. E non è facile, perché in genere l'insegnante, anche per fare meno fatica, rimane nel suo angolino e si porta avanti per quello che è il suo programma. Ma sostanzialmente l'orientering ti chiama e ti dice: guarda che possiamo lavorare con la geografia, con la storia, con l'italiano, con la fisica, con le scienze, con tutte le discipline assolutamente che costruiscono il percorso formativo degli studenti a scuola, medi e superiori. E non devo avere per forza un bosco, non devo avere per forza un ambiente naturale così variegato. Io posso avere anche il giardino della scuola, giusto Vincenzo? Mi ricordo bene? Posso avere anche solo un corridoio, un'aula, un androne, un ambiente dove creo una mappa. Io me lo ricordo che l'abbiamo fatto, Vincenzo me l'ha insegnato, perché io non sono nata imparata, sono un prodotto di Vincenzo da questo punto di vista. Quindi mi ricordo la fattibilità, oppure fare le lanterne con la lingua inglese, cioè ritrova cat, gatto, quindi capito, table, il tavolo, questo, cioè cose banali, stupide apparentemente, però sono apprendimenti per i ragazzi, sono momenti in cui si cresce attraverso, chiamiamolo un gioco, un'attività, uno sport, un processo educativo in cui stiamo mettendo in ordine dei sistemi, e questi sistemi ordinati poi ci porteranno ad avere degli individui capaci di essere adulti consapevoli, che programmano, che si organizzano nella vita, che sanno fare tutto, non per forza lo sport. Attenzione, che molto spesso lo sport settorializza, blocca su certi aspetti e non crea tutta questa ampia, come dire, educazione alla vita, eccetera. Non è sempre così, anzi nella maggior parte dei casi io mi sono trovata almeno di fronte con molte esperienze negative di ex sportivi che dovevano affrontare, mi ricordo, il concorso all'ISAF per entrare e avevano difficoltà, e tu dici: ma come, sei uno sportivo, hai fatto ritmica una vita, ti sciogli, ti porti le gambe, te le annodi al collo e tutto, ma non riesci a fare un salto pliometrico? No. Perché? Perché la standardizzazione del movimento. Ecco perché l'azione precoce l'avviamento precoce allo sport a volte può essere dannoso, non sempre, ma a volte può essere dannoso. Ed ecco perché io non riesco a vedere l'orienteering come sport, perché l'orienteering non ti danneggia quasi mai, per non dire mai, sennò sembra eccessiva. Andiamo avanti perché, se ci riesco, che sto computer ha deciso che va per i fatti suoi. Eccoli, ci siamo. Allora, ecco, le capacità condizionali, ve ne ho parlato prima, no? Chiaramente sono state classificate in tanti modi, da Harre, da Manno, che è stato un nostro collega qui, dal professor Vittori, che è stato l'allenatore di Mennea, che ha detenuto il record del mondo sulla velocità per mezzo secolo, quindi insomma da persone di autorevole grandezza. E le capacità condizionali, come vi dicevo prima, sono condizionate dai metabolismi energetici, quindi dipendono da quale tipo di energia mettiamo in campo per essere più o meno forti, più o meno veloci, più o meno resistenti e più o meno rapidi. Attenzione, anche se rapidità, mobilità articolare e flessibilità muscolare, gli manca un asterisco, sono con la stellina, perché sono capacità miste, cioè che noi possiamo considerare sia coordinative che condizionali, perché hanno, diciamo, un doppio sistema. Infatti la rapidità, che direi molto più coordinativa che condizionale, perché è un'azione dettata espressamente dalla capacità di rispondere a uno stimolo, ok? E quindi di leggere una determinata situazione automaticamente per una risposta abbastanza pronta. Si può allenare però,
perché per esempio con i ragazzi la rapidità si allena per esempio con le partenze da supini, oppure partenza gambe incrociate, partenza da proni, senza vedere l'insegnante che dà l'input, si dà l'input e loro si devono alzare e partire, quindi vedere qua, cioè vedere la reazione immediata o meno dei ragazzi, con quanta fatica o meno si alzano o cambiano direzione o si girano, eccetera eccetera. E sono esercizi che a loro piacciono perché si divertono e che hanno, diciamo, un loro riscontro importante e funzionale da questo punto di vista. Ma i miei colleghi lo sanno bene, magari, ecco, rivolgendomi a persone che non sono proprio dedicate all'insegnamento dell'attività motoria, e questo può essere una indicazione utile. Quindi la rapidità, la mobilità e la flessibilità muscolare sono miste proprio perché sono ambivalenti, ma del resto la mobilità articolare è chiaro che si allena, anche la flessibilità muscolare, ma ricordiamoci sempre che io per essere flessibile devo richiedere al mio muscolo di allungarsi, e quando io richiedo al mio muscolo di allungarsi, che è terribilmente intelligente, io devo aspettare che il muscolo mi risponda con la richiesta che io gli faccio. Quindi un po', no? Lo stretching propriocettivo, nel quale io richiedo al muscolo di allungarsi, rimango determinati secondi in allungamento, provo ad allungarmi un pochino di più mentre respiro, vedo che l'allungamento migliora. Perché? Perché il muscolo in quel momento mi sta dicendo: vuoi andare più giù? Va bene, aspetta, fammi provare, vediamo se riesco a fartelo fare. E continuo e persisto, finché a un certo punto non ho più nessun miglioramento, vuol dire che sono in fase di affaticamento, ritorno su, mi defatico, recupero qualche secondo e ricomincio. Quindi anche lì non sto facendo un allenamento, sto facendo un allungamento, ma propriocettivo, perché sto chiedendo piano piano al muscolo di rispondere a un determinato stimolo che io gli sto chiedendo, appunto, e voglio fare. Bene, questo è un'infarinatura generale, ci sarebbe molto di più da dire. Ecco, vi faccio un esempio su questo aspetto che vi ho detto, che è molto semplice, molto, come dire, come si dice, di business. Qualche tempo fa, penso che chiunque di voi ci sia entrata in contatto, si vendevano dei braccialetti, tipo questo che porto io, banale, ma non è quello, per carità, con una piastrina, anche a un certo prezzo, ma ce l'avevano pure i marocchini, e chi l'ha comprato in marocchini ha fatto bene, e dicevano che indossando questo braccialetto si potevano aumentare le capacità motorie, l'equilibrio, l'allungamento, la lateralità, la ritmizzazione e così via. Vabbè, io che per quanto sia studio e vivo in questo ambiente da 40 anni, all'epoca forse ne potevano essere 35, 5-6 anni fa se era successa questa cosa, pensai: ma com'è possibile che dicano questa cosa? Allora, intanto sono stati bravi perché hanno creato un business sulla idiozia delle persone. E va bene, questo è come le scarpe che fanno andare via la cellulite, oppure altre cose impossibili che ci mettono a credere ma che non hanno nessun senso. Questo del braccialetto mi fu dimostrato, perché siccome io ero una terribile scettica e dicevo: non vi comprate questa cosa, andate a mangiare una pizza, andate a fare un'altra cosa, ma non vi comprate questa porcheria che non serve a niente, non serve a niente. No, Giulia, ma scherzi, non è così, vedi, stavo in palestra e una di queste scienziate aveva deciso di farmi provare l'ebbrezza del braccialetto. Allora mi ha detto, dice: guarda, porta il braccio indietro. Ok, bene. Adesso mettiti il braccialetto e riporta il braccio indietro. Va bene. E sono andata molto più indietro, come sta succedendo adesso. Hai visto? Hai visto? Io ho detto: senti un po', mo te lo spiego io che è successo. Non è il braccialetto, ma è il mio sistema nervoso centrale, che per fortuna funziona, che risponde ad un'azione che io ho richiesto nuovamente e me l'ha migliorata. Tu pensi quando siamo intelligenti, no? Quando siamo bravi, quando il nostro cervello ragiona e misura le cose. E tu mi vieni a raccontare che è stato il braccialetto. E lì, insomma, sfatai questo, solo a lei chiaramente. Poi, per fortuna, questo braccialetto è andato di moda poche stagioni, diciamo, poi è finito. Però è servito per far fare soldi a dei buon temponi che si sono divertiti alle spalle di chi chiaramente crede a tutto.
Allora, detto questo, tanto per capirci che cos'è una capacità, che cosa può fare il nostro cervello, quanto è coinvolto il nostro cervello in tutto quello che facciamo. Quindi il movimento non è mai una cosa a sé stante. Io dico sempre, l'unico movimento che possiamo fare senza controllare, che non potremo mai controllare, è non chiudere gli occhi quando starnutiamo. Provate a starnutire con gli occhi aperti. Se ci riuscite, siete geniali. Però finora non ci è riuscito mai nessuno. È un movimento automatico dal quale non si può prescindere. Ecco, quello è l'unico momento in cui non lo controlliamo. Per il resto noi controlliamo tutto. E se vogliamo, in maniera un po' eccessiva, potremmo dire che noi controlliamo benissimo anche il nostro ritmo cardiaco. Perché se noi riusciamo con la respirazione a attenzionare, no? Diciamo la respirazione in modo tale che non gravi particolarmente sul battito cardiaco, noi riusciamo anche a migliorare questo. Training autogeno, tante altre pratiche che io non so fare, però per dire basta sapersi allenare e capire se uno riesce in qualche modo ad abbassare il battito. Ecco, per esempio io non uso cardiofrequenzimetri e robe varie perché io sento il mio battito cardiaco, sento la mia respirazione, mi conosco, percepisco il mio corpo e automaticamente non ho bisogno di leggere a quanto sto, perché so benissimo se sto a 160, 180, certo non ho il valore reale, però insomma so bene se sto tirando eccessivamente, se posso tirare ancora, eccetera, eccetera. Del resto come si allenavano una volta quando non ci stavano i cardiofrequenzimetri? Adesso c'è l'angoscia del cardiofrequenzimetro, pure i bambini lo portano perché poi se c'ho la pressione alta, se c'ho la fibrillazione, un manicomio. Ecco i device, l'utilità sì, ma non l'uso smodato, assolutamente no, un po' come quello di cui parlavamo prima. Ma andiamo avanti perché adesso abbiamo parlato delle capacità, abbiamo parlato delle abilità, abbiamo parlato delle capacità senso percettive generali, speciali, coordinative, capacità condizionali. Vediamo un po' però come noi dobbiamo entrare in queste capacità, come noi ci possiamo inserire in questo insieme di cose. Cioè i bambini sono tutti uguali, i ragazzi sono tutti uguali, le persone sono tutte uguali? No, assolutamente no. Allora, attenzione, adesso mentre io vi parlo di questa cosa, che a me piace tanto, pensate all'orienteering, no? Voi che siete orientisti, in gran parte tutti voi sono orientisti. Esiste una teoria importante che viene da due studiosi di due epoche diverse, il Dewey e il Gardner. Il Gardner è uno psicologo, psicoterapeuta dei giorni nostri, del Novecento, è morto anni fa, mi pare una cosa del genere. Quindi una persona molto recente. E che cosa dicono questi due all'unisono? Un concetto è identico, anche se poi le espressioni sono diverse, che le famiglie vanno educate alla consapevolezza che l'apprendimento più duraturo non passa attraverso le discipline cosiddette importanti o nobili, italiano, scienze, matematica, eccetera, perché voi vedrete che a scuola i genitori, scioccamente, ma anche perché molto spesso sono i docenti che non, come dire, non danno rilevanza e importanza a quello che fanno, vanno a parlare sempre solo con i professori di italiano, di scienze, e si scordano che esiste la musica, l'arte, l'educazione motoria e la religione e tante altre, perché quelle sono le educazioni e in queste fasce d'età sono più importanti di lettere, matematica, scienze, geografia. Il problema è che i genitori non lo sanno. Noi lo sappiamo perché lo studiamo, quindi perché sono quelle in cui si sviluppano di più queste cose qua di cui abbiamo parlato finora, ok? Tramite le educazioni noi sviluppiamo queste capacità, ma non le sviluppiamo per farli diventare dei campioni, le sviluppiamo per farli diventare delle persone capaci nella vita, capaci di capire, apprendere, leggere, scrivere, astrarre il pensiero, quindi proiettarsi nella storia, nella geografia, in tutti questi nei numeri, nella logica dei numeri. Quanto è importante? Guardate che molto spesso bambini dislessici, disgrafici, oltre all'approccio psicologico che devono necessariamente avere, ma basta riportarli un attimo in palestra o in natura e farli
recuperare quelle capacità o abilità che dir si voglia che non hanno strutturato nella maniera migliore. Cioè un bambino che non riconosce la destra dalla sinistra o l'alto dal basso, l'avanti dal dietro, ma come fa se non ce l'ha questa struttura a capire che si scrive da sinistra verso destra e si legge da sopra a sotto, oppure altre strutture, oppure incolonnare i numeri? Non ce la può fare perché non ce l'ha questa idea. Quindi va riportato insieme a degli approcci più teorici ad un apprendimento motorio di base, grezzo, che ha perso, che non è riuscito a fare, che si è perso quella parte, perché ci stanno bambini che perdono dei pezzi. Perché? Perché l'ambiente in quel momento non gli consente di maturare in questo modo, eccetera. Ragazzi che, oppure persone adulte, che portano la macchina e se camminano in mezzo alla strada, è perché la proiezione del loro corpo su questo mezzo meccanico è completamente sballata. Quando uno dice, ah, guarda questo come guida, guarda questo che non sa parcheggiare, sono problemi connessi alla propria fisicità, alle proprie capacità. Perché ve lo dico subito? Provate a passare sotto un ponte stretto, scusatemi, basso con la macchina. Voi che fate? Oddio, chissà se ci passo. E fate così. Ma la macchina non si stringe. Vi stringete voi perché rappresentate sul vostro corpo quello che è il mezzo che state guidando. Quindi tutto quello che noi portiamo all'esterno lo rappresentiamo dalla nostra interiorità, da quello che noi abbiamo vissuto, abbiamo percepito, abbiamo acquisito, sulla quale cosa ci siamo in qualche modo formati e siamo stati educati. Quindi è normale che se io mi penso che sono 10 metri largo e 15 metri lungo, è chiaro che cammino in mezzo alla strada, perché ho sempre la sensazione di non entrarci. Ma se invece io prendo le misure della macchina e capisco che non è un camion, ma è una 500 oppure una Smart, quello che è, e posso tranquillamente stare nella mia carreggiata senza problemi, a voglia fare le linee per terra, quando uno proprio non ha lo spazio, il tempo come misura, ci possono stare tutte le linee di questo mondo, ma non riesce, non le vede, capito? Allora pensate all'orienteering. Che fa l'orienteering? Ti mette a posto, ti aiuta a capire, a trovare la strada, a seguire un percorso, a crearti un percorso, a cercarlo, quindi a trovare la misura, la distanza, no? Bene, quanto è importante proprio per fare tutto questo. Ecco perché non è importante che uno sa la Divina Commedia a memoria, che tanto poi se la scorda, perché se l'è studiata solo per quel momento, poi se la scorda, oppure altre cose. Ma è importante che abbia questa sostanza. Quindi le cosiddette nobili sono importanti, senz'altro, concorrono assolutamente al processo di formazione, ma non sono solo quelle, anzi le più importanti in questi momenti, fino alla terza media, ai primi due anni delle superiori, sono proprio quelle dove ci sono le esperienze calde di manipolazione, che sono emotivamente forti, che tu puoi controllare, toccare con mano, che le vivi addosso a te, cioè le senti su di te, le percepisci, le acquisisci, le interiorizzi, e che sono più significative, coinvolgenti, come quelle per esempio legate soprattutto all'attività sportiva, che, come affermano alcuni noti e prestigiosi pedagogisti, come vi ho appena detto e sotto ci sono i nomi, oltre ad offrire preziose opportunità abilitative dal punto di vista motorio, spalancano un vero e proprio, a me questa frase mi fa impazzire, balcone cognitivo sul mondo. Cioè significa che tu sei affacciato e c'è il mondo davanti a te. Quanto è bello quando noi vediamo un panorama bellissimo, mozzafiato, ci affacciamo e ci riempiamo l'animo di queste cose. Benissimo, il balcone cognitivo, cioè qualcosa che ti riempie, che ti fa stare bene, che ti emoziona, ok? Che ti fa crescere. E quindi è una frase che è fondamentale, questa è una frase di Dewey. Ma il Gardner che ha combinato? Che ci ha detto il Gardner? Perché non si vede niente? Ci ha detto perché c'è questa lampadina con questa cosa così? Perché dovrebbe entrare una scritta, ma ora ve la dico io perché non entra, che dice apprendiamo tutti allo stesso modo? Forse anche no. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a una classe o ci troviamo di fronte a un gruppo di ragazzi o di anziani o di bambini, chiunque, o di adulti, dobbiamo sempre considerare
che dobbiamo adattare il nostro insegnamento ad persona, ma anche in una lezione collettiva, perché si può fare. Chi è capace lo sa fare, chi ha studiato per farlo, chi sa quello che stiamo per dire, chi capisce quello che stiamo per dire, lo può fare e lo deve fare, perché la razza ariana appartiene a un pazzo che per fortuna è caput, ma noi non abbiamo nelle classi tutti belli, sorridenti, attenti, puliti, vestiti bene, e come si dice, belli, ricchi e pazzerelli. No! Abbiamo di tutto e di più, e basta solo uno che ne lasciamo indietro, abbiamo fallito il nostro processo educativo, abbiamo sbagliato tutto. Io questa è una cosa che dico ai miei studenti tutti i giorni: uno che ne lasciate indietro, avete sbagliato tutti, tutto, perché portare avanti quelli bravi non ci vuole niente, si portano da soli, quindi è inutile a fare i grandi, ma io ce n'ho 10 che vanno, che prendono 10, e gli altri 10 che fanno? Dice un macello, allora c'è qualcosa che non va, fatti un esame di coscienza, perché quelli magari vanno da soli, o perché sono supportati, o perché sono particolarmente capaci, eccetera, ma tu, gli altri, non è che stanno là a perdere tempo, stanno là perché devono avere lo stesso trattamento di quegli altri. Allora apprendiamo tutti nello stesso modo? È proprio questo che è. No, assolutamente no. E ci sono diversi tipi di intelligenze, le cosiddette intelligenze multiple, che sono state sviscerate in questo libro del Gardner, che ne evidenziò 9 tipologie diverse. Adesso le vediamo. E il problema è questo, è che non siamo tutti skillati nella stessa maniera, cioè non abbiamo tutti quanti le stesse capacità nello stesso momento, nella stessa situazione. No, assolutamente no. Avete mai sentito dire, quello è portato per... Portato per significa che la sua capacità è particolarmente esprimibile in quel campo. Mo, che si dica in gergo portato per fare quello, portato per fare quell'altro, va bene uguale, per carità. L'importante è che si capisca. Che si capisca che un bambino, se è più portato per le discipline linguistiche e meno per quelle logico-matematiche, non è detto che perché prende 7-8 a italiano debba prendere 4 a matematica. Probabilmente a matematica va supportato un pochino di più, perché le sue capacità sono più, è portato più per le lingue, faccio per dire, non mi piace questo termine portato, però è così. Allora noi prima di tutto dobbiamo saper riconoscere se questi ragazzi, questo è tutto non mi entra, vedi? Mi dispiace. Questi ma che peccato, vediamo se cambio. Aspettate, fatemi fare una prova, Giulia, mi senti? Credo che sia uscita. Giulia, mi senti? Mi dovete far rientrare. Scusate, mi ho avuto un problema di connessione, sono proprio uscita. Allora, ricondivido, mi sentite adesso? Mi vedete? Sì, penso di sì. Proviamo a vedere se questa presentazione, che è molto simile, riesco a presentarvela, se no mi dispiace molto, non so perché, ma non riesco a farvela vedere. Ci sono quasi, vediamo un po'. Non me la prende proprio. Se no faccio un altro tipo di condivisione. Aspetta, interrompo, arresto. Faccio, non sono uscita. Faccio scherma, finestra, scheda. Vado da qua. Allora, seleziono la scheda da condividere. Come c'è selezionato? Scrivere intero.
Vedete il mio schermo in questo momento? No. Giulia, no. No? Non si vede. Adesso? No, niente. No. Mi dispiace molto. Comunque, vabbè, ve lo dico lo stesso, perché sennò perdiamo solo tempo, visto e considerato che non riesco a farvela vedere. Vediamo se faccio così. Adesso? È partito qualcosa, sì. Adesso si vede. Sì. Si vede? Questa? Sì, sì. Linguistica. Allora, ok, pare che così si veda. Quindi andiamo avanti così. Mi sentite? Sì, sì, vai Giulia. Vincenzo, mi dici se mi senti? Vai Giulia, vai. Ok, allora stavamo dicendo quindi che esistono queste nove forme di intelligenza individuate da Gardner, chiaramente. La linguistica, quindi le lingue, l'italiano, ma anche le lingue straniere e così via. Poi all'interno di questi macrosistemi ci sono i microsistemi, diciamo, affini. Logico-matematica, ma andiamo avanti. Musicale, spaziale, corporeo-cinestetica, giustamente in movimento perché naturalistica, interpersonale, intrapersonale, esistenziale. Ok? Allora, alla luce di questi che abbiamo elencato, come potete vedere, senza stare a rielencarli, a farvi rivedere e perdere tempo, perché vedo che già sono le 7:24, non voglio abusare della vostra pazienza, quanti di questi aspetti voi potete associare a queste intelligenze, potete associare al Learning Turing? Tantissime. Tantissime, al di là di quella espressamente motoria, no? Che è corporeo cinestetica, ma naturalistica, e sono anche vicine, ma inter e intrapersonale, ma esistenziale, olistica, se vogliamo, no? Cioè il rapporto con la natura, ma spaziale, ma se vogliamo anche musicale, perché c'è il ritmo, c'è la misura del tempo, di tante cose che fanno parte della musicalità, ma matematica, perché dobbiamo saper leggere una carta, quindi linguistica, forse tutte le intelligenze. Quindi c'è un profondo coinvolgimento della persona in questa attività di sport orientamento. Voi immaginate che molte di queste persone sono state addirittura prese per matte, incarcerate, o eppure, no? Erano persone che sono persone che hanno fatto la storia, ne riconoscerete qualcuno, tipo Einstein, tipo il giocatore di basket, tipo Gandhi, cioè persone prese per matte, quando invece avevano delle intelligenze specifiche che hanno segnato poi la storia dell'umanità. Quindi il prevalere dell'uno o dell'altra intelligenza determina in modo specifico e privilegiato l'apprendimento di ciascuno di noi. Quindi in questo caso, al di là del fatto che l'orienteering è comunque l'attività motoria in toto, rappresenta la completezza della persona, e ci stiamo avviando alla conclusione, in modo che non vi preoccupiate troppo delle mie chiacchiere, visto che c'è questa completezza, è un'attività che va assolutamente privilegiata nell'ambito scolastico, soprattutto nella scuola primaria e secondaria di primo grado, ma tantissimo. Poi alla secondaria di secondo grado, cioè alle superiori, si può anche parlare di uno sport, cioè di qualcosa che tende più all'agonismo, più alla, diciamo, proprio alla gara, al sistema gara. Ma no, questi sono dei riferimenti bibliografici, ma non penso che vi possano interessare, eventualmente ne abbiate bisogno, poi io ve li posso anche girare. Quindi rimaniamo sul fatto che dobbiamo tenere presente delle cose importantissime. Uno, tutto quello che vi ha detto prima Giulia, psicologia, su come i processi di apprendimento si attivano. Poi, che cosa bisogna apprendere, quando bisogna apprendere, quali sono le fasi sensibili, e soprattutto l'orienteering rientra in tutto, quindi non sbaglierete mai quando tratterete qualsiasi argomento inerente appunto alle capacità o alle abilità che abbiamo finora esposto. Io con questo direi di concludere, perché non vorrei avere, come dire, essere troppo prorompente, e se ci sono domande sono ben lieta di rispondere e di esservi, se possibile, di aiuto. Grazie. Grazie Giulia, grazie. Non a ti te. Sentiamo. Vi sentite?
Ti devi attivare. Sì, sì, sentiamo. Sì, sì. Allora, non so se ci sono... Ecco, era un problema mio, pardon. Okay. Grazie Giulia. E non so se ci sono domande. Nel frattempo posso io eventualmente dire così, dare una mia riflessione su quello che tu ci hai presentato. Io ti ringrazio di questo. Nel nostro ambito, spesso questa frase mi piace molto, l'orienteering è anche uno sport. Vedi? È quello che tu hai marcatamente detto. Sì, fortemente, più volte decantato, proprio perché in effetti la nostra attività, l'attività di orienteering è un'attività veramente multimediale, ha una moltitudine di situazioni che ci permette proprio di definirla come un'attività che è anche uno sport. Questo non è in senso negativo, ma assolutamente in senso positivo, perché questo sta a significare che chi attraverso lo sport vuole cercare la crescita, oppure vuole cercare il benessere, oppure vuole cercare l'agonismo, nell'orienteering trova tutte e tre questi fattori, ognuno percorrendo il proprio percorso, ma sicuramente troverà spazio e troverà finalità in vari ambiti. Quindi, come hai giustamente accennato, noi non abbiamo limiti di età nella nostra, abbiamo categorie molto molto avanzate, abbiamo categorie di 80 anni che chiaramente non si mettono a confronto sulla velocità di esecuzione, ma sicuramente si mettono a confronto con la propria capacità di lettura e quindi di orientamento in senso lato. Quindi, per quanto mi riguarda, hai centrato l'appuntamento, hai centrato il tuo tema. E, una brava allieva! Figurati! E sicuramente questa nostra disciplina, quello che tu hai rimarcato, questa nostra disciplina può essere utilizzato in tanti modi. E questo dovrebbe essere, per chi si avvicina a scuola, sicuramente una situazione, non so cosa è successo, ho ricevuto una telefonata che ha interrotto, ah ecco. E quindi c'è sicuramente chiedo scusa la possibilità di interagire con l'ambiente scolastico, perché la nostra disciplina è particolarmente scolastica proprio per questa moltitudine di trasversalità che ci permette di avvicinare il ragazzo e sicuramente di far conoscere un mondo non solo dal punto di vista fisico, cioè quel mondo naturale di cui facevi cenno, ma anche far capire che spesso mi sento dire: ma oggi c'è il telefonino che ci dice dove andare, come andare, e quindi possiamo anche fare a meno dell'orienteering. E io dico: ma non lo so, sono state costruite tante macchine che ci sollevano da gravi impegni fisici nel lavoro, ormai in effetti le macchine hanno sostituito a gran voce tutto quello che è il lavoro fisico, ma non per questo noi ci mettiamo seduti, immobili, e aspettiamo che passa il tempo, anzi abbiamo necessità di andare in palestra, abbiamo necessità di, quindi se è vero che la tecnologia ci aiuta, ma non può chiaramente sostituire le necessità dell'uomo nel rapportarsi con l'ambiente e con gli altri. Mentre dicevo queste poche mie parole, non vedo non vedo domande, mi sembra di no,
invito sempre chi ha voglia di sottoporre o esporre la propria esperienza, e se non ci sono domande, siamo stati puntuali, sono 7:30. Elena, non so se ci segue Elena, per un saluto finale. Sì, sì, ci sono, ci sono. Ecco Elena. Allora, io direi di chiudere, se tu vuoi così, chiudere la serata e dare appuntamento naturalmente alla prossima di martedì. Sì, naturalmente ringrazio tutti, le due docenti, molto interessante, spero che abbiano, come dire, dato degli spunti interessanti per lavorare meglio a scuola. Spero che insomma siano stati apprezzati dai nostri tecnici. E, sì, diciamo che sappiamo benissimo che, almeno la mia esperienza particolare, adesso approfitto di questo, è quando non ora, ma qualche tempo fa facevo ancora qualche corso a scuola con i bambini o i ragazzi, e spesso mi accorgevo che dagli insegnanti, gli insegnanti si aspettavano che io andassi a fare la lezione di geografia, no? Con l'orienteering. E quindi è, come dire, abbastanza conosciuto questo aspetto, che l'orienteering ha questa forte multidisciplinarietà, per cui gli insegnanti spesso ci contattano per aiutarli con i nostri esercizi, i nostri giochi, a come dire, far capire in modo pratico dei concetti, delle materie più disparate. Quindi è una cosa che ci colpisce spesso quando andiamo a scuola. Quindi, invece, appunto, come approcciarci alle diverse fasi dell'età evolutiva è una cosa che ci serve colmare, proprio perché andiamo a proporre magari dei giochi, dei concetti in modo più preciso, e questo secondo me è quello che ci serve un po' colmare, per chi chiaramente non ha già questa formazione, perché tanti orientisti sono già degli insegnanti, fanno gli insegnanti di mestiere, per cui a loro magari sono concetti che come dire, fanno un refresh. Molti tecnici invece possono non avere questi concetti, quindi ci è servito moltissimo ascoltare le vostre indicazioni. Il prossimo appuntamento è fra una settimana, giusto il 28? Sì, ci sarà il nostro collega. Un altro. E quindi ci diamo appuntamento per la prossima settimana, e io vi ringrazio e spero di collaborare ancora. Ma voi ci sarete la prossima settimana? Sì, sì, noi siamo qui. Ah, siamo, okay. I nostri studi sono uno attiguo all'altro. Io le due Giulie, okay, sono qui. La professore sarà nella stanza accanto, quindi tra l'altro i muri sono sottilissimi, per cui ci sentiamo anche se respiriamo. Se non siamo fisicamente vicino a lui, siamo qui e vi sentiamo. Comunque, allora magari riusciremo anche a salutarci, un salutino la prossima settimana. Ma come no, senz'altro. Magari a cominciarci a dare il buon Natale, visto che siamo in linea, siamo un mese. Va bene, grazie a voi tutti, grazie per l'opportunità. Noi speriamo solo di essere state, come dire, sufficientemente chiare, perché a volte non è tanto il contenuto quanto la chiarezza dell'espressione che ci riguarda di più, per cui vedo dei commenti positivi, questo mi fa tanto piacere, però ecco, se c'è qualcosa che non è stato chiaro potete chiedere spiegazioni quando volete, noi comunque restiamo a disposizione, Vincenzo lo sa, non ci chiudiamo in queste sole due ore, insomma. Anche per email, se qualcuno ha delle curiosità o vuole del materiale per approfondire alcuni argomenti. Esatto. Va bene, quindi Vincenzo prendi nota. Ok. Grazie mille. Buona serata, grazie. E buona serata. A tutti.